Allora, buonasera Rigon, grazie per esserti fermata. Prima partita di campionato, subito una vittoria. Il fatto di essere favorite, perché tutti lo dicono, insomma, qualcosa di vero, cioè la squadra è forte. Sì, sì, allora stiamo lavorando tanto, sono oramai settimane che stiamo lavorando davvero duro, stiamo lavorando su ogni singolo fondamentale e i risultati si sono visti, siamo molto soddisfatte. Tanto, tanto. Ecco, questa sera forse solo nel secondo set avete un po' perso la testa perché lo avete un po' buttato via voi, ma poi diciamo avete vinto abbastanza facilmente, insomma, relativamente facilmente. Sì, allora diciamo che nel secondo set abbiamo fatto un po' di fatica perché ci siamo concentrate più sul gioco che facevano gli avversari e non sul nostro, quindi abbiamo avuto un calo netto alla visione di tutti, ma siamo state comunque contente che nel terzo e nel quarto set abbiamo ripreso molto bene, abbiamo dato gli input positivi. Senti, è difficile fare un bilancio perché chiaramente è appena iniziato il campionato, però dalla realtà in cui eri l'anno scorso, adesso cosa ci puoi dire? Che differenza hai trovato? Come ti sei trovata? Ma allora, io arrivo da un campionato all'estero, io sono stata 3 anni in Svizzera, ma il livello italiano è tutta un'altra cosa. Diciamo che mi aspetto comunque un buon livello, perché comunque le giocatrici che ci sono qua siamo un po' di tutte le età, comprese tutte quante le squadre, tra le più piccole e un pochettino le giocatrici più esperte, ma comunque noi ci stiamo preparando in qualsiasi situazione per qualsiasi cosa. Ecco, anche perché in Italia mi sembra che a livello giovanile, insomma, ci siano tanti giovani interessanti. Sì, sì, no, l'Italia comunque è una delle nazioni al mondo migliori a livello tecnico e a livello tattico. Diciamo che comunque noi siamo bravi a farci spiccare comunque alla visione di tutti e nulla, sono in pieno come tutte quante le mie compagne di squadra che non sarà un'impresa facile, ma appunto stiamo lavorando bene, stiamo lavorando tanto insieme anche al nostro staff tecnico che ci forniscono video, qualsiasi ogni tipo di informazione ci forniscano serve sempre. Segui anche alla lontana il campionato italiano? Sì, beh, però seguo un po' di più la maschile che la femminile. Sì, sì, sì. Però comunque la femminile, per quello che vedo, il livello è molto molto alto, è molto bello ed è anche bello vedere tanti giovani in categorie alte. A me personalmente mi sprona tanto questa cosa perché mi dà la possibilità a livello mentale. Ecco, hai visto l'anno scorso l'esperimento del Club Italia in A1? Sì, sì, no, il Club Italia ha fatto comunque molto bene. Non, ovviamente immagino che non sia stato facile per le ragazze, ma veramente complimenti a tutti quanti, veramente grazie ottimo. Mille.